見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、んって、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。Benvenuti miei ombri in una nuova puntata della Shadows Preview, o come l'ho ribattezzata in questo caso, la Shadows Demo Preview. Infatti oggi proveremo la demo di One Piece Odyssey, titolo in uscita questo venerdì. Ma già dalla demo, insomma, potremo vedere, potremo in qualche modo capire se ne varrà la pena o meno acquistarlo o appunto giocarlo. Questa sera innanzitutto vi dico subito che continuerò la demo in live sul mio canale Twitch, quindi seguitemi, trovate il link qua sotto nella descrizione. E poi venerdì, quando uscirà il gioco, vi porterò l'unboxing della Collector, ritardi a parte nella consegna, e domenica pomeriggio dalle 14, sempre su Twitch, inizieremo il gioco vero e proprio, la versione completa, e decideremo insieme se continuare dalla fine della demo o se riniziarlo da capo, perché da quello che ho capito si potrà trasferire il salvataggio nella versione completa. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Intanto vi dico che, ahimè, non conosco... Intanto leggiamo qua. Questa demo ti permette di giocare un estratto della storia. Non potrai salvare o caricare il gioco manualmente. Oh, non si può salvare manualmente. Quindi credo che comunque salverà in automatico. Dicevo, ahimè, non conosco molto bene la saga di One Piece. Mi ci sono appassionato da relativamente poco tempo. Sono all'episodio circa 150, insomma ho appena iniziato la saga di Skypea. Non ci sono nemmeno tutti i membri della ciurma, sono fermo a Nico Robin. Però, insomma, alla fine è lo stesso, perché questo gioco è ambientato, sì, nell'universo di One Piece, ma è una storia completamente a parte, completamente diversa e in nessun modo canonica. Mi spoilererò qualcosa relativo ai personaggi, ma poco male. Inizia una nuova avventura, per forza. Siamo qui per questo. Frutto del diavolo. Eccetera. In descrizione trovate anche i link, nel caso vi interessi, per preordinarlo, Mugiwara no kozō domo ga Waffledo ni chikazuite iru rashii na. Waffledo ni wa kami no ibuki ga daijoubu nano ka? Tashika ni Waffledo ni wa ano iseki ga atta na. Mugiwara no kozō domo ni riyō dekiru tomo omoen ga man ga ichi という koto mo aru. Koko wa te o kudashita hou ga ii daro. では、あの男を向かわせるか。
Nave distrutta. Si è visto qualcosa all'inizio nel filmato? Ok. Lei è un personaggio inedito, da quello che ho capito. Tra l'altro presente anche nella figure, nella statuina della Collector's Edition. Va bene. Luffy. Luffy. Scari. Tutto bene. Corada o kuichigirarete nakute yokatta. Ya koe yo. Sonna sozo shite ta no ka yo. Ore no boushi ga ne. Mitsuketa toki ni wa nakatta na. Maitta na. Doko ni ichimatta nda? Sani shizunden ja ne ka. Sunny. Immagino che sarà una nave che vedrò più avanti, perché io sono fermo alla Going Merry. Mamma mia, Nicorobin è diversissima rispetto a... Non l'ho vista io. Vabbè, capelli, Sani, capelli. Sani, mo shizumi kadatteru. Kono mama ja shikkou wa dekinai. Nami-san mo inai. Sagasaneto. Nami-san! Zoro to Brook mo inai zo. Dou surunda, Luffy? Yoshi. Frankie wa Sani-gou no shuri wo tanomu. その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ！Direi che ci iniziamo。ブルック！Isola misteriosa。Ah, non so se ve l'ho accennato prima. Vi ho detto che domenica inizieremo col gioco completo, ok?Non ci sarà una serie sul secondo canale, in questo caso, ma il gioco lo proseguirò soltanto in live, fino a che non ci stancheremo, fino a che non avremo completato, se ci piacerà naturalmente, quindi un motivo in più per seguirmi su Twitch, se volete vedere com'è appunto il gioco e se volete vivere questa avventura con me. Tutti all'arrembaggio, insomma, va bene. Nami-san! Prima missione è andare a cercare gli altri, i dispersi. Zoro, Nami e Brook. Ok. Cerca la ciurma. Sto giocando da PS5, ve lo volevo dire. Allora, gli obiettivi della storia sono indicati nell'angolo in alto a destra dello schermo. Sono elencati anche nel menu principale. Controlla quelle zone se non sai come procedere. Bene. Le missioni che consentono di avanzare nella storia sono indicate da un'icona rossa. Gli obiettivi sono contraddistinti dal simbolo. Mentre le informazioni da un fumetto rosso. I personaggi con un'icona sopra la testa forniscono suggerimenti sull'avventura. Quelli con un'icona rossa possono aiutarti a procedere nella storia principale. Ricordati di parlargli appena possibile. Let's go. Allora, qua sulla destra abbiamo... Ah, prima diamo un'occhiata al menu, perché so che ci sono delle cose che si possono cambiare. Ora non perderò troppo tempo a spulciare tutte le singole voci, ovviamente, ma mi interessava capire se c'era la possibilità di cambiare la risoluzione, queste robe qui. Credo di aver abbassato qualcosa. Ok, avevo spostato la visuale. Opzioni grafiche. Ah, modalità prestazione, esattamente questa. Allora, qui quindi siamo a 60 fps, probabilmente risoluzione full HD upscalata, immagino. Modalità grafica, invece 4K a 30 fps. Ecco, giusto questa volevo vedere. Ok, ok. Se siete su PS4,
Non credo ci sia la modalità prestazioni. Sì, la modalità prestazioni o l'altra. Boh, insomma, una delle due non c'è. Ecco. Allora, qui cosa c'è? Qualcosa. Come ci interagisco? Movimento, controllo, corsa automatica, azione, tondo. Tondo, ero troppo vicino. Che roba è? C'è sopra uno strano simbolo, contiene qualcosa? Posso spaccarla? Che? Che... Eh? Modalità mira. Gom gom. Pugno gam gam, non me lo fa? Ok. Va bene, ma per il momento limitiamoci ad andare a parlare qua. Lui deve riparare la nave. No? Ah, no, ok. Vieni. D'accordo. Si è unito alla ciurma, quindi. Posso tipo cambiare personaggio? No, forse adesso no. In questa fase qui no. Sicuramente dopo sì. Allora, corriamo con R2, abbiamo detto, il salto è così, l'azione è cos'ha. Inciso uno strano simbolo. Ci sono di sicuro diverse cose che, con cui possiamo interagire. Più o meno utili per la nostra avventura. Lo so, anche voi volete vedere un combattimento. Adesso ci arriveremo, ne sono abbastanza sicuro. Prima di quanto pensiate. Oh, qua c'è Sanji. Sanji? Ci porti avanti? No. Si è unito al gruppo. Ok. Perché prima nel menu avevo visto appunto la ciurma. Vediamo un po'. Qui abbiamo la mappa. Ecco qua. Ah sì, posso già... Livello 40? Lo seleziono ma non lo posso cambiare, almeno credo. Corsa automatica, ok. Qua abbiamo Nico Robin, andiamo da Nico Robin. No dai. Siamo ottimisti un pochettino. Stiamo raccogliendo tutti i membri, va bene. Allora. Oh. Qui dentro, Non ho parlato con Usopp. O Usopp, so come si pronuncia. Cioè, nel senso, so come si pronuncia se mi baso sulla serie animata, quello che ho visto fino adesso, Usopp. Però non mi fiderei molto della pronuncia. Sì. Allora, un attimo. Andiamo a parlare anche con Usopp. Se è possibile farlo. Abbiamo detto corsa automatica L3. Ecco. Oh, vabbè, così è comodo. Si è unito in automatico. Perfetto. Qui cosa abbiamo invece? Vabbè. Andiamo. Non si passa di qui. Perfetto. Testo.
così possiamo anche togliere i suggerimenti a schermo, ma per il momento mi servono, direi. Vediamo se Nami e Zoro e Brook sono qua dentro. Beh, forse non tutti e tre insieme, magari. Oh, vediamo. Oh, cos'è questo? Un'incisione piuttosto elaborata. Ah, i punti di salvataggio permettono di registrare i progressi e ripristinare i punti vita. Se l'intera ciurma finisce capo, ripartirai dall'ultimo punto di salvataggio raggiunto. Salva regolarmente nel corso della storia. Cosa che non possiamo fare adesso. Quindi questo salva anche. Perché altrimenti per salvare io... credo che si possa fare da qua. La seconda scheda è bloccata. Forse è quello per salvare. Deduco. Non lo so, eh. Vado a intuizione. Potrebbe non essere così. Comunque, per il momento non preoccupiamocene. Giardino di King Kong. Ah. Notevole. Dai, dai, che sento odore di sfida qui. Andiamo, ciurma. Salva Nami dall'animale. Ci si prova. Allora, vorrei cercare di evitare adesso di fare completismo, che non mi sembra il caso. Anche se, beh, se continueremo da qui potrebbe comunque essere utile. Usa L2 per mirare e R2 per percorrere lunghe distanze con Gom Gom Razzo. Quest'ultimo consente anche di superare zone all'apparenza invalicabili. In questi casi guardati intorno alla ricerca di un appiglio. Ah, quindi quello che stavo facendo prima. Beh, giusto, non si possono sferare i pugni, perché comunque c'è la questione del combattimento a turni. Quindi non credo che si possano svolgere azioni che non sia appunto il salto e la corsa. Va bene. Perché qui c'era tipo 2? I funghi? Ok, adesso no. Però sì, a quanto pare si possono prendere. Ah, arrivo anche così lontano. Beh sì, in effetti. Ha senso. A terra puoi trovare diversi oggetti utili. Se vedi qualcosa che luccica, raccoglilo con tondo. I barili, i vasi e le casse che luccicano possono essere distrutti. Rompili per ottenere gli oggetti presenti al loro interno. Ah, allora sì. 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 Si può fare, perfetto. Subito smentito. Si può anche colpire gli oggetti al di fuori della lotta. Beh sì, in effetti, se no sarebbe stato un problema. No, credevo magari solamente interagirci e basta. E invece no, si può anche spaccare tutto. Prima avevamo insomma la cosa bloccata, perché eravamo tipo all'inizio, nella spiaggia, quindi era bloccata semplicemente. Quella. Salve. Li distruggiamo. Ecco che parte la prima battaglia. Attenzione! Allora, attacco. Le battaglie si svolgono in aree separate. La tua ciurma potrebbe essere collocata nella stessa area dei nemici o in un'altra. Posso attaccare chi mi pare. Non so cos'è questa freccia che circonda l'icona del nemico. Però facciamo così. Andiamo con Sanji. Per un attimo avevo letto il nome del nemico come Elisa, ma credo di no. Ok.
Ecco, te pareva Asop, il solito scarsone. Usa i PT per eseguire potenti abilità. Puoi recuperare PT, punti tensione, attaccando i nemici o all'inizio delle battaglie. I PT acquisiti in un combattimento non sono trasferiti al combattimento successivo. Quindi, morale della favola, usiamo tutte le abilità che possiamo. L'indicatore posto intorno all'icona dei nemici segnala il loro ordine di azione. Ah, ok, eccolo. Perfetto. Quando illuminato significa che quel nemico sta per agire. Quindi attaccare sempre prima quelli. Come osi colpire Franky? Franky ora ti distrugge, quasi. Va bene. Denaro e esperienza. Perché stanno a fare bella domanda. Ma cosa dovrebbero servire questi ganci qui? Tipo quello... Ah, beh, per tornare indietro. Big Brain, giusto. Di nuovo. Wow. Vediamo se in questa volta riusciamo, ecco, ad utilizzare qualcos'altro. Perfetto, abilità. Le abilità possono attaccare uno o più bersagli. Seleziona abilità per vederne gli effetti. Per il momento abbiamo solamente questo, perché non abbiamo abbastanza punti tensione in realtà. Cioè abbiamo anche già le altre. Suppongo che siano già sbloccate quelle. O no? Perché questa mi dice 5. Eppure non lo posso fare. Ah, va bene. Va bene. Ah, sì, sì, punti tensione ne abbiamo quanti ne volete. Allora sì, l'unica che possiamo fare per il momento è questa. Vai! Andiamo a colpire... Capisco bene chi sto selezionando, sinceramente. Ah, beh, giusto! È un attacco che colpisce tutti, ecco perché non scorreva il target. Bene. Ottimo. Piano piano le cose ci si arriva. C'era l'iconcina sopra, sì sì sì, che segnalava che stavamo colpendo tutti. Giusto. Tondo. Mela energetica. Andiamo a salvare Nami. Oh. Oh. Forziere là. Beh, in questi giochi qui però è anche proprio bello andare in giro e esplorare, no? Quanto più possibile. Non mi piace in nessun gioco tirare dritto e basta. E quindi voglio anche andare di qua. Vediamo se si può andare. Ok. Allora. Allora. No, oh, ci posso andare. Non ci posso andare. Ci ho provato. Mi riportano indietro. Ok, benissimo. Volevo cercare di capire se la demo in qualche modo era limitata a livello di zone, ma credo di no. Credo che ti facciano andare avanti fino a un determinato punto nella storia. Anche perché non avrebbe senso bloccare le zone. Se poi il salvataggio si passa al gioco completo, cosa fai? Dici il gioco completo, torni indietro per farti le zone bloccate? No. Dovrebbe essere tutto aperto. Adesso però dobbiamo, come dicono giustamente i nostri amici, Nami ha la priorità. Dobbiamo salvare lei. Allora. Siamo i pinguini di Madagascar. Ok. Ecco. Perfetto. Incorreggibile Asop. Paralizzato. Oh mio Dio. Sgombrare. Ah, prima che finisca capo. Pensa a te. Come faccio a capire quando finisce capo? In determinate circostanze possono attivarsi delle sequenze spettacolari. In alcuni casi questo comporta un incremento dell'attacco e dei danni inflitti dal nemico. Se nella tua area non sono più presenti avversari, puoi attaccare un nemico in un'altra area per raggiungerla.
ok. Boom. Posso già fare la mia, sparare la mia abilità? Ma punti tensione? Sbaglio, aveva detto che non passano nella, nel combattimento successivo. Com'è possibile che ne ho già così tanti? Ho detto qualcosa male? Vabbè, direi di fare così. Gomu Gomu no Gatling! Resistono. Alcuni attacchi nemici infliggono alterazioni di stato come sanguinamento o svenimento. Questi malus ti ostacolano in battaglia, per esempio causano danni ogni turno e mobilizzano. Ok. Contrastali subito con oggetti o con le abilità curative di Chopper. Chopperino? Può muoversi? In che senso può muoversi? Non so cosa intendono per può muoversi. Comunque. Allora. Ma chi è che dobbiamo curare adesso? In questo caso qui credo nessuno. A meno che non possiamo curare Aesop. Tipo cura singolo. Ecco. Non so se si poteva anche curare dalla paralisi forse. Beh, comunque l'importante è che non crepi. Andiamo di nuovo con questo. Facile. Traffica Gangam in azione! Let's go. Bene. E salvo anche Aesop. Usopp. Credo che si pronunci Usopp. Però va bene. Mi correggerete voi, non è un problema. Nami no nioi ga shiteru. Sente l'odore di Nami. È una bella scalata. Nami è la sua forza. In questo caso, a differenza di come ho fatto con altri video di questo tipo, vi lascerò un po' il gameplay e tutto quanto nell'interezza, perché se poi lo continuiamo è bene che ci sia tutto, insomma. Ok, cogliamo. Se non miro in questo modo qui, immagino di non poter colpire il bersaglio. Chi è questo? Ora, ikara hashiri yagare. Nami-san! Ima anata no naito ga iku kara ne. Lasciamo in pace i Terkeki per il momento. Mela energetica, una cosa che dà vita, almeno in base all'iconcina che vedo. Ci attaccheranno questi? Per il momento no. Eccola! King Kong lui! Non abbiamo ancora utilizzato Nico Robin. Allora, tattiche. Tipo di attacco, potenza, velocità, tecnica. Gli attacchi normali sono suddivisi per tipologia in potenza, velocità. L'efficacia di ognuno varia in base alla situazione, influenzando i danni inflitti. Danno più, danno meno. Il cuore del nemico mostra l'efficacia.
puoi verificare l'efficacia dall'icona del nemico in basso a sinistra. Premi triangolo per sostituire i membri della ciurma, selezionando combattente efficace contro quel tipo di nemico che devi affrontare. Ah, ok, le tipologie. Quindi i nemici, quelli lassù, sono deboli alla potenza. Devo cambiare tipo uso. Uso. Come faccio? Ha tipo detto poco fa, ma me ne sono dimenticato. Va bene, intanto andiamo avanti. Allora, attacco. Vediamo tattiche. Sostituisci un membro della ciurma. Ah, perfetto, da qui. Trovato. Sostituiamo lui. Ok. Ma così mi ha consumato il turno di Sanji? No. Nico Robin non va bene lì. Ma non va bene nessuno lì. Allora, chi ci butto? Posso rifare il cambio? Eh no, però... nemmeno loro sono. Vabbè, andiamo avanti, dai. Intanto penso che riusciremo comunque. Abilità di Sanji. Allora, la sua tecnica però è poco efficace? No. Sanji, ok. Potenza. Piano piano cercherò di capire. Però per il momento credo che... ecco, c'è scritto lì anche debole. Perfetto. Perfetto. Ok, va bene. Ustione. Forse è debole all'ustione. Andiamo così. Via. Wow. Beh sì, ha senso. Sembra di ghiaccio. Allora, tattica. No, destra. Sinistra abbiamo gli oggetti, ok. Punti attuali. Siamo sicuri che i punti tensione non rimangano? Cioè, ha detto lui, io non voglio sapere niente. Allora, debole a velocità. Questo nemico qui è debole agli attacchi veloci? Però perché lassù mi dice che la freccia è come se io fossi... super efficace qua. Probabilmente sto sbagliando tutto, tipo. Ma va bene. Va bene. Io faccio sempre questa. Lo so, magari mi piacerebbe vedere anche qualcos'altro, però... rischiamo di crepare, magari. Ah, oh, ok. No, qua eravamo super efficaci, secondo me. Ok, oh, finalmente, Nico Robin. Ma gli attacchi normali... anche no, cioè nel senso... se finisco i punti tensione, se non ne ho abbastanza. Fle! Vai. Non male. Chopper attacca solo... cura solamente, non credo. No, infatti no. Attacco. Ma tipo si trasforma quando fa questi attacchi? Infatti, immaginavo. Wow. Boom. Ok. Un po' di fatica, devo ancora entrare nel meccanismo. Però ci sta, beh. Oh. Vediamo anche questo attacco. Ah, paralizza anche forse. Ho visto un po' di scossa. Ci sta, potrebbe essere. Voilà. Nuovo livello. Ma come siamo già al livello 40? Se dopo possiamo continuare l'avventura. C'è qualcosa che non mi torna. Cioè il livello 40 è il livello base? Boh, mi sembra tutto un po' strano. Non lo so, non capisco bene. Mi sa che adesso ci sarà lui, Sì. Che sarà anche... Zoro! L'ultima cosa che faremo. Zoro! Let's go!
迷子のマリモが帰った。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。Zoro, yes! Scusate, ma Zoro, almeno per il momento tra i personaggi è quello che mi piace di più. Direi abbastanza facile, farselo piacere. Probabilmente. Andiamo! Allora, abbiamo anche Nami adesso. Cura Nami. La curiamo con Choppers. Ah, ok, Sanji. Apri la schermata oggetti per usare quelle presenti nel tuo inventario. Oltre a ripristinare punti vite, punti tensione, garantiscono diversi altri effetti. Andiamo. Mela energetica, eccola qua. Impossibile usare questo oggetto. Vabbè, usiamo questo. Ok. Perfetto. Bene. Usando lo strumento, Sanji ha usato il suo turno? Credo di sì. Sì. Decisamente sì. Allora, quando giunge il turno della tua ciurma, usa L1 e R1 per scegliere chi far agire per primo. Stabilisci l'ordine di intervento in base a quello dei nemici. Ah, ecco. Questa già era una cosa che mi mancava. Chi faccio agire? So. Andiamo con lui. Allora, attacchiamo. Non so se conviene attaccare prima lui. No, vabbè. Devo usare l'abilità. Accidenti. Inizia con il nemico indicatore pieno. Sensore compagno del tipo più efficace. Usa abilità adatte a bersagli singoli e multipli. Beh sì, bisogna colpire quello che sta per agire, come avevamo detto prima, in effetti. Però vabbè, ci sta. Abilità, proviamo. Nami. Furto. Debole. Debole significa che gli faccio pochi danni o che il nemico è debole a questa qui, quindi gli faccio tanti danni. Sentite, proviamo. Intanto siamo qui per provare, no? Qualcosa comunque li toglierà, dai. Non l'ho capito, Sera. Va bene. Tattiche. Perdonate questa mia incertezza, ma... ci sta così. Ci sta. Bisogna prenderci la mano e focalizzarsi bene. Io adesso qui sono preso da un sacco di cose. Tattiche. Abilità. Volevo dire Flambage Shot. Questo qui bersaglio. Andiamo con questo. Così magari secchiamo anche qualche altro mostriciattolo. Bella. Ok. È rimasto solo lui. Adesso possiamo andare con... beh, io andrei raggio attacco area lungo. Ah, nemici lontani. Quindi tipo questa qui. Respingere. Perché c'è anche la differenza tra lontano e vicino. Va bene. Io andrei a sganciare quella che toglie di più. Tipo questa, giusto? Vai. Bazooka Gangamina Ziele. Ok. Di nuovo. Abilità. Ma di fatto sì, finché ci sono i punti tensione si usano queste, direi che è la cosa migliore. Vediamo se funziona.
手強いわね。みんな気をつけて。di nuovo Nico Robin。Questo vicino, questo lontano, però prima ho fatto vicino, ma comunque ho colpito il bersaglio. Non ho ben capito, onestamente, questa cosa qui, la differenza. Vediamo. Vada lì! Ah, però! Perso i sensi, attenzione! Stordito. Insomma, ha perso i sensi, vabbè. Facciamone un altro, dai. Vederne uno diverso. Ok. Devo capire se lui ce lo considera come bersaglio lontano o vicino, perché ho provato entrambe le tecniche e mi sembra che funzionino tutte. Ah, per poco. Facciamo un attacco normale questa volta. Voilà. Bene, ce l'abbiamo fatta. Arigato. Arigato. Ok. Già, Amazon non l'abbiamo usato. Forse potevo cambiarlo? Potevo inserirlo in squadra durante il combattimento. Non ci ho guardato. あいつが溜め込んだのか。これは？どうした、フランキー？コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。ベル。 他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。じゃあ、キャペルロ。おい、待てよ、ルフィ。 迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、 肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。って私、骸骨だから肉ないんですけど。よっ、この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ、恐れ入ります。 まさか、あれが海賊？ Intanto lei ci osserva. こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。 Saltiamo il filmato perché è quello iniziale che vi ho già mostrato. Devo cercare di capire dove ci riportano. Isola delle Tempeste, capitolo 1. あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。島に流れ着いてすぐ。でもその後すぐにあの子に、女の子がどこに。じゃあ島にはあるんだな。あ。Bene. Trova il cappello di paglia.
Adesso sicuramente avremo libertà di esplorare l'isola in toto, all'incirca, non so fino a dove ci potremo spingere. Sta di fatto che io direi che ci possiamo fermare qua. Questo video è durato più di tutti gli altri capitoli della Shadows Preview, perché ve l'ho detto, volevo lasciarvelo per intero. Ci rivediamo questa sera alle 20 su Twitch per proseguire. Ora, la vera domanda è: mi avrà salvato, perché c'è scritto che non si può salvare in automatico? E quindi direi che è meglio raggiungere uno di quei totem, o come si chiamano, insomma, che abbiamo visto prima. Mi sembra che era qua. Me ne segnalavo un altro anche dritto di là. Dove vai? Non posso andare. Ma che cacchio. Allora ancora non siamo liberi di andare dove ci pare e piace. Mi fate almeno salvare? Andiamo un attimo qui, vediamo se riusciamo a sbloccarci. Kono iwa tondekita Sunny no ikari de kuzureta mitai da na. Iwa no sukima. Kono iwa kiru ka. Oh. Koko kara shima no oku ni ikesou ne. Yoshi, boshi o motte. Ma io direi che comunque poi si potrà andare anche dall'altra parte, perché non avrebbe senso se no. Allora, eccoci. Foresta Sud. E alla Foresta Sud noi ci salutiamo. Così recuperiamo punti vita. Salvataggio non ammesso nella demo. Ok, quindi non so da dove riprenderemo questa sera, ma comunque, vabbè, anche tornare fino a qui non è che ci voglia molto. In ogni caso vedremo un po' dove mi avrà salvato. Ci rivediamo questa sera, mi raccomando, e poi domenica per proseguire l'avventura su One Piece Odyssey a partire dal pomeriggio, e vi aspetto anche con l'unboxing, sperando che arrivi in tempo. Alla prossima!